Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen e oggi siamo tornati con la challenge più famosa che vi abbiamo già portato io e Loredana, ossia quelle delle caramelle più pazze, ossia di quelle di rischio e gusto. Allora, oggi ragazzi ci siamo attrezzati e abbiamo preparato un bel piattino, vedete, con tutti i vari colori delle caramelle. E oggi oltre a me e a Loredana, che già conoscete, saluta. Ciao. Abbiamo anche mio fratello Marco. Ciao. E il nostro carissimo amico Nico. E siamo pronti quindi a sfidarci. Allora, ragazzi, siccome siamo celebrolissimi, Loredana, l'altra volta non ci siamo resi conto che le ruote sono due e oggi abbiamo preso quella giusta con i punteggi. Quindi oggi faremo la sfida e arriveremo, chi arriva prima a 30 vince. Facciamo, vi va bene 30 come punteggio? Ok. Dipende da quante caramelle sono, 30. Vedremo. Allora, ragazzi, oggi abbiamo tutti i gusti, anche quelli che ci mancavano l'altra volta, quindi oggi vedrete tutti i gusti provati. Allora ragazzi, io devo iniziare subito a girare la ruota. Chi vuole partire di voi? Vai, vai Nico, gira la ruota. Ragazzi, un momento di suspense, è uscito. Allora, sapone grasso mirtillo. Allora, sapone grasso mirtillo è la prima pescata. Allora ragazzi, ognuno di voi pescasse una blu. Vai. Blu, non celesti, che ci sono anche quelle celeste ribes. Che me la mandi buona. Allora ragazzi, siete pronti al mio 3? Aspetta, aspetta. I bicchieri, uscite i bicchieri. Ah, abbiamo preso ovviamente i bicchieri famosissimi. I quattro bicchieri che... Allora. Grazie. Con Fortunella vicino, spero soltanto che iniziamo. Allora ragazzi, allora, al mio 3. 1, 2. Vedate, è un cincin alla... Cincin. Che ci colpirà. Vai. Via. Buona. Buona. Ottima. Buona. No, ragazzi, siccome i punteggi sono alti, non li abbiamo controllati, aumentiamo a 50. Oh. Oh, è uscito. Allora, liquirizia, olizia, zetta selvaggia. Liquirizia. Spunta. Ma no, oddio, ma puzza di tartufo, è a tartufo. Che tartufo, da discorreggio proprio. È tartufo di merda. Com'è? Ovviamente ragazzi, ho beccato una puzzetta selvaggia che non posso quindi mancare. Io do Edana 3-3-1-1. Secondo me uno è il punto giusto di consolazione. Sì, sì, regalo per la merda che avete mangiato. Allora, giallo, vomito puzzolente o tropical light? Allora, questo l'altra volta, ragazzi, nell'altra challenge, se non l'avete vista andatevela a vedere subito, non c'era questo colore, quindi è un sapore che devo provare, perché devo provarlo. Cin cin. Buona. Buona. È buona. È buona. È buona. È buona. Com'è possibile? Non avete beccato una schifosa? No, tempo, maledetti! Lo faccio pure la challenge con né uno e nell'altro. Mi sa blu. Di nuovo blu? No, quella sì. Allora, sapone grasso o mirtillo di montagna. Ragazzi, è uscito di nuovo blu. Okay. Cin cin. Tieni. Buona. È buona per me. Madonna mia, è presente quando stendi, metti le robe nel bucato che il dash è andato a male. Seconda volta che becco il dash. Ma perché tutte a me? Rosa. Semice fedente, ho tutti i gusti. Ho tutti i frutti. Pronti? Addio. Cin cin. Via. Madonna, che puzza! Che puzza! Che merda! L'orfaggio è andato male. Schifo. Blu. Di nuovo blu. Blu scuro, però. Sì. Ragazzi, ho preso di nuovo le tavole. Blu scuro è. Di nuovo sapore grasso. Grasso. Sono due. Allora, ragazzi, due. Marco prende la blu e un altro di noi. E altri due si tirano, un altro colore. Okay. Chi vuole prendere la blu con Marco? Vai.
Marco e Loredana la blu. No, io e Nico prendiamo la blu. Ah, tu e Nico. Ah, io e tu ci tiriamo. Vai. Tira, tanto toccava a te tirare. No, bocca di merda. Quindi, ora io e lei ci tiriamo un altro colore. Nero. Nera. Ah, la liquirizia, la puzzetta selvaggia, ti prego di no. Vai. Ragazzi, anche se i colori diversi, brindiamo comunque alla sfiga. Allora, ragazzi, due sapone grasso e due puzzetta selvaggia. Via. Liquirizie, grazie. Ma che schifo. Però fa meno schifo di quella di prima. Andiamo a te. Buona. Liquirizie. Che schifo, non è ancora preso una schifosa. No, ne ho preso già due. Non è possibile. Ragazzi, è Fortunella che è micidiale, non è così, però. Fogna putrida. Madonna. Orribes blu. Ah, ragazzi, questo è l'altro gusto insieme a cimice fetente e tropical lime che ci mancava, putrida, quindi no, vomito, come si chiama? Vomito puzzolente. Ora ci manca la fogna putrida. Allora mi sa stavolta. Alla fogna putrida. Alla fogna putrida. A me è buona. Io ancora non ho capito. A me è buona. È buona. Buona, buona. No, non è vero, non è giusto. Non gioco più con lei. Cioè, non esiste, non è possibile. Ragazzi, sta vincendo. Allora, non ha ancora un turno, c'è solo lui un turno. Lei, niente. Vado. Ragazzi, se non si è capito, ha vinto. Però vabbè. Allora ragazzi, direi di annullare i punteggi perché ha vinto lei in quanto ha superato i 50 da Mobra. 50. Ora invece giochiamo così alla Katsum. Sì, alla Katsum, senza più punteggi. Allora, solo colore. Solo è uscito di uno il rosso, ragazzi. Ora ci divertiamo solo a prendere cose schifose. Per voi. C'è un gelatinoso, dai. Quanti like? 10 like chiediamo? Sì. Ragazzi, 10 like, almeno 10 per fare una challenge che non sarà più rischia il gusto. Proveremo un'altra challenge. Almeno 10 like, perché ci schiferemo per voi in quanto andremo a prendere i gusti random. Vai. Allora, ragazzi, rosso. Il rosso, addio. Cin cin. No, non esisto. Controcolpo di merda. Hai visto come sono amare? Mamma mia. Ragazzi, l'ho appena fatto, proprio mi era avanzato. Ma è, non lo so, è di procione, di che cazzo è quella qua? Non è un cerume umano. Dove l'hai buttata? Boh, tu niente ancora. Io sputavo, non pensavo al bicchiere. Oddio. L'obiettivo è far fare una schifata. Era. L'obiettivo ora è far schifare lei. Questa è puzzetta selvaggia o liquirizia d'oro. No, l'ho presa puzzetta selvaggia. Eppure io. No, di nuovo, no. Alla sera i fratelli puzzetta. Selvaggia. Buono. Liquirizia. Non è ancora arrivato. Liquirizia. Liquirizia. Ragazzi, in realtà abbiamo tutti e quattro. Tutti e quattro. Vabbè, esatto, non mai. Ragazzi, lei dovete sapere che in realtà le produce lei quelle di rischio gusto. Lei è la titolare. E non volevo dire. Sa già puoi scegliere. Mette il segno. Verde. Verde, allora, succo di pera o pesce marcio. Facciamo una nuova cosa. Una cosa, una novità. Abbiamo pescato le caramelle, ora ce le scambiamo tra di noi, così mischiamo le sorti. Cambiatela con lei. Allora, io la cambio, per iniziare, al primo turno la cambio con Loredana. Vabbè. E tu e due la cambiate, poi iniziamo a invertire. Allora, da ora in poi ci iniziamo a cambiare le caramelle che peschiamo, così vediamo. Pronti? Vai, via. Via. Se la pesce marcio, povera a te. Boom. Pera. Pera. No! No! Ha sputato? Sì. Ah, ok, perfetto. Era uguale. Cioè, abbiamo fatto lo scambio, ragazzi, ma era inutile perché erano due pesce marcio. Da di pesce proprio. Da di merluzzo. Fegato di merluzzo è andata male. Chi deve girare? Ragazzi, io direi di fare una cosa. Prendiamo, anche se non giriamo, quella arancione, pannone del nonno o melone. È vero, non l'arancione non l'abbiamo ancora presa. No, prendiamo quella arancione. Prendiamo quella arancione che non abbiamo mai presa. Allora, no, vai, scambiamo. Chi allora vuole scambiare ora con me? No. Ma con te. Io con te. No, io con te. Vabbè, tanto tu e poi con Marco, poi sarà l'ultimo turno.
Tu scommetti mi hai dato il pannone del nonno, io cioè, me lo gioco. Ragazzi, ora vediamo se prendo io il pannone del nonno. Ho provato quella di... la tua. Pronti? Mi dispiace. Cinci. Salute. Melone. Boh, melone. Mi hai dato melone. Dal dito... Senti, dito che no. Non è brutta. No, buonissima. Ma in bocca fa diverso. Io vorrei chiedere, ma come fanno a sapere qual è il gusto del pannone del nonno? Cioè, da dove deve... Dall'odore, allora. Facciamo le ultime quattro, ragazzi, puzzetta selvaggia o liquirizia. Allora, adesso io l'ho scambiato con Francesco. Io scambio con mio fratello. Colore d'ana. Oh, io con te. Cazzo, stavo e la puzzetta. Ah, la puzzetta è, vabbè, è nostra. Dai. Prima tanto l'ho salvato io. La puzzetta. Ai fratelli Cinci. Cazzo. Liquirizia. Finalmente! Ma cosa vedi i punti però? Buona liquirizia. Ora invece in questo giro cambiamo, che ormai ci sono scambiato di tutti, e facciamo una cosa più divertente, ossia chi capita con la schifosa deve cercare di masticare più dell'altro che ha quella schifosa come lui. Chi riesce a tenerla più in bocca? No. Allora se capitiamo quindi due schifose, dobbiamo fare la gara. Pronti? Vai. Prendetevi i bicchieri. Via. Via. A me veniva... Chi altro? Allora, Dani e Marco sono in gara, mi sa. Vediamo chi si sta di più. Due. Sono tre ragazzi incredibile. Sfida, sono tre. Vediamo chi si sta l'ultimo. Io sono l'unico salvo, non ci credo. Ma nessuno delle tre spunta, ragazzi, guardate. Stanno mangiando pur di non perdere. No, non devi sotto, devi masticarla. Masticate. Masticato abbastanza. Masticate. Io ho ingoiato. Era ridotta a palli. Hai visto che esce da dopo il gusto? L'ho ingoiata. Niente ragazzi, sto per vomitare. Che schifo. Ma di dentista. Io direi di andare ora su quelle verdi, che ce ne sono di parecchie. Ma questo è il pannone del nonno. Sì. Succo di pera o pesce marcio. Allora facciamo una cosa. Chi perde questa, quindi che non se ne ingoia, non la sputa, al prossimo turno se ne mangia due insieme di due colori diversi. Vai. Pronti? Via. Chi perde? A me è buona. A me è buona. Devi mangiare. Devi mangiare comunque. Se no perdi al prossimo turno, te ne prendi tutto. Sta pagando ora tutto quello che non ho pagato prima, ragazzi. Fa schifo. Fa schifo. E tu? Stanno pagando loro due. A me è rimasto il pallone del nonno, ragazzi. Ma no. È buona. Ragazzi, potete capire che quanto sono schifo. È buona. Non l'ho sputata. Quindi te ne prendi due. No, no, se l'ho sputata. Ok. Ragazzi, qua nessuno vuole mollare la presa. Allora andiamo su quelle celesti. Quello è impossibile da ingerire. Quella cornea putrida dovrebbe fare. Allora, ragazzi, prima di proseguire il video, io ora fermo qui questa parte della challenge. Se volete continuare a vedere il proseguo di questa sfida, in cui vedete faremo sempre sfide diverse, vi pubblicherò prossimamente un altro video che troverete sempre sul canale. Quindi vi invito a lasciare 10 like. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sotto in descrizione, come sempre, c'è la mia pagina Facebook, i miei contatti di PSN Xbox Live se volete aggiungermi. Condividete il video se vi ha divertito, lasciate like, commentate, mi raccomando. Per ora è tutto, al prossimo video ragazzi, fate un saluto. Ciao, ciao! Bella.